Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Google Cloud ha stretto una partnership con Super Gaming per offrire il motore di gioco proprietario della startup di giochi indiana, Super Platform, agli sviluppatori di tutto il mondo, l'ultimo di una serie di recenti passi del produttore di Android per espandere l'attenzione nel settore dei giochi. La policy maker della Banca d'Inghilterra, Catherine Mann, ha affermato di aspettarsi che l'inflazione si collochi nella fascia alta della gamma di previsioni pubblicate dalla Banca Centrale all'inizio di questo mese. La Banca del Giappone inizierà i preparativi per condurre un esperimento pilota con istituzioni finanziarie private il prossimo anno per l'emissione di uno yen digitale, ha detto una fonte vicina alla questione. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano cadere dello 0,4% contro lo yen giapponese. Il MACD sta dando un segnale sell. L'ultima sessione ha visto Bitcoin cadere dello 0,3% contro il dollaro americano. L'indicatore stocastico sta dando un segnale buy. La coppia oro-dollaro americano ha avuto una piccola spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,1%. Lo stocastico RSI sta dando un segnale sell. Il petrolio grigio ha guadagnato lo 0,5% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Il CCI indica un mercato oversold. L'indagine sulla fiducia dei consumatori GfK della Germania sarà rilasciata alle 7. Il prodotto interno lordo della Germania alle 7. La fiducia dei consumatori della Francia alle 7.45. La fiducia delle imprese dell'Italia sarà rilasciata alle 9. La produzione industriale di Singapore alle 5. L'indice dei responsabili degli acquisti dell'Austria alle 9. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.